Presento Marco Maio, mio carissimo soprattutto amico, oltre che collega, psicologo clinico specialista in psicoterapia con un orientamento junghiano, è vice direttore didatta della scuola di specializzazione in psicoterapia psicosintetica e ipnosi ericksoniana, di Verona, se non sbaglio, vero Marco? Ok. E dove insegna psicosomatica, ipnosi, eccetera, eccetera. Poi casomai integra Marco direttamente. Ha pubblicato diversi articoli e soprattutto ha scritto un libro, da papà. A me è piaciuto tantissimo, oltre che per il suo, apporto anche, scientifico. Però ci dà proprio una dimensione, di chi è Marco Maio. E questo credo che sia molto importante per noi che facciamo un certo tipo di professione. Io mi taccio e do poi la parola a Marco che ci parlerà il tema è la bellezza ritrovata. E questo è. Speriamo di ritrovarla tutti. Grazie a te, Marco. Grazie, grazie Luisa per la presentazione. Allora, se c'è, io adesso sono in questo momento sono a casa e sono vicino a un treno che passa ogni tanto. Quindi se si sente rumore, chiudo le finestre. Ditemi voi. Sì, ecco, io sono uno psicoterapeuta. Il mio lavoro è il clinico, però quando mi si offre la possibilità di ampliare un po' su alcuni temi particolarmente così affascinanti, interessanti, provo a buttarmi. E così oggi pomeriggio, grazie all'invito della professoressa Battaglia e questi bei bellissimi incontri, ne ho seguiti alcuni da remoto. Io vorrei iniziare, quindi ringrazio intanto gli organizzatori, l'Istituto di Bioetica e l'Eco Istituto, credo che si chiami così. Ecco, Confermo. grazie. Io farò una mezz'oretta, se riesco, così, di una presentazione, di stimoli, di un percorso, così, un percorso personale, intellettuale. Pratico, spero anche per certi aspetti, e poi, come so che fate di consueto, ci sarà una parte di dibattito e forse per me sarà più facile anche interagire, no? Con voi, anche se in questa modalità, no? Piuttosto che. Ecco, io vorrei partire. Luisa ha detto che sono uno psicoterapeuta, sì, nella mia formazione ho approfondito il lavoro di Jung, Carl Gustav Jung, e oggi vorrei partire da una frase, da una domanda che si fece Hillman, che trovate in un testo del 1999, che è Politica della bellezza. È un testo molto particolare in cui Hillman. È una raccolta di alcune conferenze, di alcuni scritti sull'importanza e sul tema della bellezza. E lui a un certo punto, parlando della situazione ambientale, ecologica che viviamo, e quindi delle difficoltà, dei problemi, dei disastri, dell'impasse in cui ci troviamo, dice: ma nonostante sappiamo ormai, lo riformulo ovviamente con le mie parole, ecco, non lo dice con queste parole, ma la sostanza è questa. Ci troviamo oramai in una condizione dove conosciamo i dati scientifici rispetto all'ecologia, conosciamo, dico io, anche quanto dal punto di vista psicologico, epidemiologico, le condizioni ambientali, sociali sono dannose.
non solo per il corpo, ma anche per la psiche della persona. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ci ripete che la depressione credo sia la seconda patologia più diffusa al mondo, dopo quelle cardiovascolari. E quindi dice, di cosa abbiamo bisogno ancora per farci cambiare rotta? E allora dice, forse è questo atteggiamento razionale che non è sufficiente. Cioè, la conoscenza che l'ecosistema non funziona e dei disastri che portiamo, da un punto di vista scientifico, razionale, forse non è sufficiente. Allora abbiamo bisogno del coinvolgimento, dice, della bellezza. Cioè abbiamo bisogno di innamorarci di qualcosa, abbiamo bisogno di innamorarci del pianeta, dell'ecologia, per poter prendersene cura. E per amarlo occorre portare bellezza. Dice, soltanto la bellezza può portare l'anima nel mondo. Una bellissima espressione. Soltanto la bellezza può portare l'anima nel mondo, soltanto la bellezza può spingere il desiderio di vivere in un luogo. E lui cito adesso testualmente, dice, noi vogliamo il mondo perché è bello, i suoi suoni, gli odori, i colori, la presenza sensibile del mondo come corpo. Perché l'amore torni al mondo, è prima necessario che vi torni la bellezza. Altrimenti ameremmo il mondo solo per dovere morale. Quindi io partirei da qui e chiederei, no, di meditare così su questo passaggio. Cioè, la bellezza quindi è qualcosa che ci coinvolge in una relazione affettiva nei confronti del nostro ambiente. Ma allora la domanda è, la bellezza ci salverà? No, naturalmente, la bellezza esiste dappertutto, la bellezza già c'è. No? Sta a noi trovarla, sta a noi stare dalla parte della bellezza. La bellezza è ovunque, non solo nei meravigliosi paesaggi che la natura ci offre, non solo nello sguardo di un bambino, nella tenerezza del mio cane, un lagotto, Eolo, del mio lagottino, e non solo nella natura, non solo, ma anche nelle città, anche nei dettagli, anche in qualunque cosa. E allora, se la bellezza può essere colta in ogni luogo, forse abbiamo bisogno di percepirla, questa bellezza, per poterla scegliere. Ecco, inizio da qua. Come si crea la condizione per percepire, per essere sensibili alla bellezza? E allora il mio percorso comincia da uno psicanalista, anche lui interessante, Meltzer, Donald Meltzer, che ha scritto un saggio nell'88 che è La comprensione della bellezza, quale dice che come clinico aveva riscontrato nei suoi pazienti, quelli più disturbati, quelli più problematici, non soltanto una incapacità di distinzione o una mancanza di distinzione dei valori etici, ma soprattutto una mancanza di risposta emozionale immediata alla bellezza. E una mancanza di fiducia nel giudizio estetico, che restava legato, dice, a canoni formali, a canoni collettivi, non individuali. Ecco, io per esperienza così clinica direi che oggi non troviamo questa mancanza di risposta emozionale immediata alla bellezza solo nei pazienti più disturbati, ma lo troviamo anche tra quelli meno disturbati. Un psicanalista più attuale, più recente, Christopher Bollas, inglese, definisce normotici quelle persone ammalate di normalità, che iperfunzionano, che sono molto in contatto, molto ancorati alla realtà oggettiva, ma poco alla realtà soggettiva, affettiva, emozionale.
quindi impoverito dell'esperienza soggettiva che fa delle cose. Ecco, nel normotico, in questa figura, manca una percezione, come dice Meltzer, una risposta immediata alla bellezza, soggettiva. E, abbiamo dei dati sulla chirurgia estetica, no? Recentemente, perché si dice, ma come la? Come mai abbiamo dei, non so se lo sapete, no? Negli ultimissimi anni, complice anche il lockdown, complice l'esplosione delle videoconferenze, dell'utilizzo dei video, ovviamente dei selfie, eccetera. Tutto questo fenomeno ha portato persone più giovani, per cui oggi si dice che i pazienti dei chirurgi estetici sono di più quelli tra i 18 e i 34 anni che quelli tra i 50 e i 60. Quindi sono di più i giovani che quelli più in età. Si dice che sapete che l'Italia sembra essere il quinto paese al mondo per numero di procedure di chirurgia estetica. E sembra che, dati recenti, recentissimi, sembra che questa richiesta derivi dal fatto che i più giovani desiderano assomigliare sempre di più all'immagine filtrata e migliorata del proprio viso. Quindi, a proposito di canoni estetici, no? Ecco, di un iper, diciamo, adattamento, possiamo chiamarlo così, a dei canoni estetici. Quindi si va dal chirurgo estetico e si dice voglio assomigliare non all'attore, attrice di turno, ma alla propria versione migliorata di se stessa. E gli americani hanno così l'hanno chiamata dipendenza da selfie, che è legata alla dismorfofobia, che è un disturbo legato alla propria immagine corporea, al vedersi non piacevoli, e questo porta quindi a un'esplosione di questo tipo di richieste. Ecco, si dice che la nostra società sia una società estetica, no? Io allora forse non sono il più titolato per difendere l'estetica, no? come dimensione della filosofia, però ecco, l'estetica naturalmente sappiamo che è qualcosa di diverso, no? Ha a che fare con la sensibilità, con lo stupore, con la sorpresa, con la meraviglia. La dimensione estetica è quella dimensione anche sognante, di immedesimazione con l'oggetto. Mi chiedo quali siano oggi le strade, le vie per la bellezza, per percepirla, per riconoscerla, per sentirla. E allora il mio pensiero va a dove troviamo l'esperienza estetica nell'umanità, nella storia dell'umanità. Allora, io sono un curioso, quindi mi piace molto l'antropologia, la paleantropologia, le testimonianze dell'arte, del sacro, no? nel cosiddetto uomo primitivo, e troviamo delle testimonianze straordinarie, come se il primo dire di sé dell'umanità sia un fatto estetico, artistico, spirituale, e prima di qualcosa di pensato e di elaborato, qualcosa di immediato, ma di straordinario. Ma questo lo troviamo dove? Nell'ontogenesi, oltre che nella filogenesi, nella costituzione dell'identità della persona. E allora richiamo quello psicanalista Christopher Bollas, che ha detto la relazione madre-bambino, cioè madre-neonato, si può considerare la prima estetica, l'estetica primaria. Cioè, cosa vuol dire? Che la modalità in cui la mamma si relaziona e cura il bambino, no? Non è soltanto una relazione di cura,
naturalmente è una relazione di cura, è un ambiente. È un ambiente che permette alla psiche del bambino di poter sentirsi sufficientemente protetta da incominciare a sentire che la propria vita si sta iniziando a strutturare. Cioè, nel rapporto madre-bambino, nella modalità di cura, la madre offre il proprio stile, il proprio ritmo di essere presenti, la propria voce, il proprio sguardo, i propri gesti e la qualità di tutti questi gesti, sguardo, voce. Questa è la prima estetica. E il bambino, immedesimandosi, sentendosi, eccetera, incomincia a sentire che i suoi processi di crescita interni sono in qualche modo legati, connessi a questo ritmo di cura della madre. Allora, leggo testualmente una frase. Il piacere perturbante di essere abbracciati da una poesia, da una composizione, un quadro, da qualsiasi oggetto in età adulta, si basa su momenti in cui il mondo interiore del bambino riceve una forma dalla madre. Quindi la modalità in cui noi rimaniamo assorti a contemplare, a gustare, ad assaporare, a introiettare, a lasciar vivere in noi, eccetera, qualcosa nel momento estetico deriva da quella primissima esperienza in cui la psiche, che non ha ancora un io ben identificato, ben strutturato, no? Un io vuol dire una coscienza di sé separata dal resto del mondo, ma è ancora sfumata. E incomincia a poter costruirsi, strutturarsi, viversi. E una delle funzioni principali della relazione materna, oltre la cura per tutte le necessità, oltre l'amore, oltre tutto questo, è proteggere il bambino, dice Bollas, da intrusioni che potrebbero spingerlo a sostituire l'essere curato con processi mentali precoci che interrompono o dissolvono l'essere, attraverso il pensiero e la vigilanza prematuri. Cioè, questo è quello che capita a tutti quando siamo emozionati, estasiati da qualcosa di bello. Cioè, il pensiero è come trattenuto. Può essere quasi un rumore per certi versi, nel momento in cui si fa sentire. E perché si ha bisogno dell'immedesimazione con quello che si sta guardando. E quindi è come se la vita avesse bisogno di sentire prima di pensare. Come se la persona, per essere individuo, nel suo nascente sé, individualità, avesse bisogno innanzitutto di un contatto intimo, di fare esperienza di una colleganza tra il sé e l'ambiente, prima di poterlo pensare, questo rapporto che farà da più grande. E volevo citare anche una bella frase del premio Nobel, il poeta russo Brodsky, che diceva: l'estetica è la madre dell'etica, la contiene, la prepara. Ecco, credo che sia la riformulazione di quello che ho appena detto. L'estetica primaria prepara il pensiero, l'io, l'individualità, il sé nascente. Ma se non c'è questo tipo di contatto, di momento estetico, non può neanche esserci il resto. Vado avanti. Per coltivare quindi il senso di bellezza bisogna soffermarsi, sentire, trattenersi dal pensare, mi piace vederlo così, trattenersi dal pensare, percepire. La seconda via per la bellezza, ecco, la prima via è trattenersi dal pensare e sentire, entrare in rapporto col sentire. Per fare questo occorre recuperare, mi piace chiamarla la vulnerabilità che ci costituisce, la nostra fragilità, imparare a tollerarla e non a distaccarsene.
perché la vulnerabilità, la fragilità è ciò che ci permette di aprirci per stabilire un contatto con l'altro. E la sensibilità ci apre alla bellezza, che è dappertutto. Forse non c'è il tempo, ma magari poi nella discussione volevo riprendere alcune osservazioni di uno psicologo, magari credo che conosciate, Viktor Frankl, lo psicologo che ha fatto l'esperienza della prigionia nei campi di concentramento, e anche lui ha scritto delle cose straordinarie sulla bellezza e sul trovare la bellezza nonostante le condizioni di vita, e di come anzi il trovare la bellezza in quelle condizioni di vita inumane, no, diventasse per qualcuno l'unico modo per sopravvivere. Ed è straordinario, dice Viktor Frankl, come si trovasse il bello veramente dappertutto, nel tramonto del sole, al di là del filo spinato, nel ricordo delle cose più banali della propria vita, la moglie a casa, no, il tè alla mattina, qualunque cosa. E ecco, quindi diventare sensibili, come possiamo dire, come il contrario dell'amore non è l'odio ma è l'indifferenza, qual è il contrario della bellezza? Io credo che non sia la bruttezza, ma che sia l'insensibilità, il distacco emotivo. L'insensibilità come distacco emotivo credo che sono i problemi della nostra epoca. E il distacco emotivo, cioè il distacco dal proprio dolore, no, è quello che porta, che può portare, tra le altre cose, a non affrontare il rapporto con la propria immagine non perfetta, no, ma rispondere alle prese in giro tra i ragazzi, cyberbullismo, eccetera, con una profonda crisi che non viene adeguatamente o non viene per nulla affrontata e porta a risposte chirurgiche per compiacere un qualche tipo di canone standard estetico. Che cosa possiamo dire della psicoterapia? La psicoterapia, noi troviamo forme di bellezza in un percorso di psicoterapia quando la persona incomincia a manifestare se stessa in maniera autentica, esplosiva alle volte, straordinariamente, come dire, naturale e dirompente, e questo si riflette nei suoi comportamenti, in quello che fa, ma anche nel suo corpo, nel suo viso, nelle sue movenze. Ecco, io credo che la psicoterapia oggi sia una forma di resistenza all'indifferenza e alla insensibilità, da questo punto di vista. Un'educazione alla tolleranza della fragilità, della vulnerabilità umana. Purché la psicoterapia sia quella che è sempre stata, dalle sue origini, no? Un incontro tra due persone, tra due corpi, in una stanza, in un luogo ben definito, e con le loro emozioni, con i loro sentimenti, e quindi è una relazione anche, da questo punto di vista, chiamiamola, segnata da Eros, una relazione erotica, appassionata, intima, profonda. Le terapie, diciamo, solo logos, chiamiamole così, tra virgolette, sono terapie un po' distaccate, interpretative, dove non c'è quella compassione che è richiesta. Un ultimo punto che volevo toccare prima della discussione è un libro che
che ho amato tanto, che è un libro di Neumann, che è uno psicanalista junghiano, è stato uno psicanalista junghiano, allievo, uno dei più importanti allievi di Jung, che ha scritto un libro di interpretazione della favola di Amore e Psiche di Apuleio. E, è un libro piuttosto complesso, profondo, ha tantissimi spunti e credo che faccia il caso nostro per il personaggio di Psiche, questa ragazza bellissima che attira le invidie di Afrodite, di Venere. Ecco, c'è un passaggio che mi piace interpretarlo in questo modo. Quando Psiche, per in qualche modo ingraziarsi i favori degli dèi, soprattutto di Venere, è costretta, no, dopo che il suo sposo è sparito, è scappato, dopo che Psiche tradisce la sua fiducia e scappa via, e per ringraziarsi i favori di Venere e ritrovare il suo amato, la sottopone a una serie di prove. Queste prove sono diverse, hanno tutte un significato anche simbolico, psicologico. L'ultima prova è quella di andare a cercare ancora un po' di bellezza negli inferi, nel mondo di sotto, da Persefone, per trovare un po' di bellezza in più. Lei va a cercarla, la riesce a ottenere, poi sapete, apre questo contenitore dove sarebbe la bellezza e cade in un sonno di morte. Ecco, poi arriva Eros, c'è il bacio tra Eros e Psiche che la risveglia e poi vanno a nozze. Ecco, in questa ricerca della bellezza, di ancora un po' di bellezza, ma cosa vuol dire se Psiche è già bellissima? Perché bisogna andare a cercare ancora un po' di bellezza? E perché lì? Allora, sulla suggestione di Neumann, mi viene da dire questo, che è la ricerca di una bellezza individuale, che non si può trovare fuori, ma bisogna trovarla dentro, nel profondo della terra come nel profondo di noi stessi, cioè in un altro mondo, letteralmente in un altro mondo. E questo po' di bellezza ci fa perdere la testa, ci fa perdere i sensi. Cioè moriamo alla maschera che siamo stati, all'adattamento sociale che abbiamo finora, per diventare finalmente noi stessi, con la nostra personale bellezza. E questo è quello che in qualche modo dovrebbe fa un percorso di psicoterapia, che è un percorso, Jung diceva, di individuazione, di ritrovare se stessi come individuo e non come personaggio, no? Con un proprio rapporto individuale con le cose, con le persone, mentre spesso le relazioni sono standardizzate. Ecco, nel percorso di psicoterapia, dico, c'è un principio etico che è quello dell'individuazione, principio etico dell'individuazione, e c'è un principio estetico della bellezza che si coniugano entrambi nella favola di Apuleio. Ecco, questo è più o meno quello che volevo proporvi, toccando, mi rendo conto, tanti temi, tante sfaccettature. Spero così che siate riusciti a seguirmi e in questi anche voli un po' tra un aspetto e l'altro, tra chirurgia estetica, amore psiche, sensibilità, fragilità, bollas, l'estetica primaria. Ecco, spero di avervi dato così qualche stimolo utile per adesso, qualche
elemento adesso di dialogo tra di noi. Ecco, grazie Marco, gli stimoli sono veramente tantissimi, soprattutto per chi, e mi ci metto anch'io, lavora con le immagini e con le favole, e apro un po' la discussione un po' con tutti, ma soprattutto anche magari con Enzo, che è dell'Eco Istituto, e vorrei chiamarlo in causa in primis, proprio su questa parte un po' più tra etica ed estetica, che è anche una ecologia, ecco. Io sono veramente in crisi, perché di fronte sempre preoccupato quando sento così degli argomenti che, nonostante tutto, non è che mi sono vicini personalmente, ma come Ecoistituto non è che li trattiamo molto. In particolare stavo chiedendomi una cosa che non c'entra niente. Dico, mi sono preso nell'ambito della diciamo del festival l'incarico di trovare qualcosa di bello nell'energia. Ecco, è uno di quei problemi. Chiederei un po' di aiuto, ecco, perché mi sono imbarcato appunto in una cosa che, essendo così, chiamiamola materiale, tra virgolette, perché poi l'energia. Cosa mi consiglia lo psicoterapeuta? Cioè, di ritirarmi? È un'impresa impossibile, non lo so. Trovare il bello nell'energia, ha detto? Sì, il bello nell'energia. Siccome io, tra l'altro, come istituto, ma anche come comitato, mi occupo molto dei fumi che vengono dalle navi, quindi di questo non ne parliamo, perché proprio di bello non ne riesco a vedere. Però preso con Bisella l'incarico di trovare la bellezza nell'energia, e in qualche cosa mi è venuta fuori oggi, sentendo, qualche stimolo, perché a un certo punto lei ha detto che bisogna andare nel profondo, no? Bisogna andare dentro se stessi, e poi c'è una specie, cioè, quindi forse questo potrebbe essere di stimolo. Ecco. Scusi se ho fatto un discorso abbastanza contorto. Beh sì, diciamo che come psicologo e non come appunto fisico, insomma, di chi si occupa di questo in termini concreti, ma come psicologo ovviamente, se mi dice energia mi vengono molte immagini. Ecco, quindi forse è una delle parole più presenti in qualunque testo di psicologia, no? Quindi è l'energia individuale, insomma, quindi mi vengono in mente molte cose. Sul piano del profondo, ecco, se serve qualcosa che possa catturare interesse, l'attenzione, o far vedere come l'energia fuori riguarda un'energia, anche quella che ci riguarda, ecco, che il corpo del mondo è il nostro, ecco. Beh, avremo modo magari anche. Marco, grazie Enzo. Io penserei soprattutto in questo contesto suscitato un po' da Enzo Tortello, anche se magari ci può portare un momentino fuori, ma, no, ma siamo dentro, in un percorso di psicoterapia, tutte quelle che sono le emozioni che vengono agite, e mi riferisco in questo caso al riso e al pianto. Marco, a te. Sì, cioè, diciamo che in una psicoterapia, in un percorso, si dice che l'energia viene convogliata in qualcosa di più strutturato e di più complesso, no? Anziché essere scaricata e agita. Non so se intendessi dire quello, Luisa. Quindi scaricato anche
in comportamenti, in azioni, tutto sommato anche quello che dicevo prima della chirurgia estetica, alle volte sono anche agiti, cioè non rifletto, non contengo la pena, la tristezza, la rabbia delle offese del compagno, delle compagne rispetto al mio aspetto fisico, non le contengo, non le affronto, non le, ecco, e vado a risolvere, come dire, il problema agendo qualcosa. Ecco. Questa è una non trasformazione dell'energia emotiva. L'agisco immediatamente, quindi la scarico. Il riso e il pianto, certo, sono anche quelle delle manifestazioni anche spontanee, non sono degli agiti, sono delle manifestazioni spontanee. No, mi capita spesso in terapia di, ovviamente, avere persone che piangono, che ridono anche, si ride moltissimo in psicoterapia, si dice poco questo, ma è uno dei momenti dove c'è anche un incontro di, come dire, di ironia, di comicità, di riso spontaneo, straordinario, perché è il momento anche di superamento dei problemi, e si piange. Dicevo a Luisa, nei fogli che gli ho mandato, no, di una persona, una paziente che di fronte al pianto, ecco, anche questo è l'ambiente estetico, no? Di fronte al pianto io rimasi così ad attendere, insomma, senza fare nulla che finisse di piangere, ma mantenendo un contatto emotivo con quella signora, e al termine di questo pianto, qualche tempo dopo, mi disse: quando lei è rimasto lì tranquillo, in silenzio, dopo che io piangevo, questo mi ha fatto sentire molto bene, perché non ho sentito né la sua invadenza, tipo vuole subire fazzoletti, no? Né un allarmismo, oddio cosa sta succedendo, e neanche un distacco, neanche una disattenzione, una freddezza, perché sentivo il suo contatto con lo sguardo, con la presenza. Anche questo è un ambiente estetico, cioè che cosa offriamo? Il nostro stile, la qualità del nostro esserci, la nostra presenza. Per me anche questo è estetica. Certo, è fondamentale anche questo. Enzo, questa volta Baldini, vuoi inserirti? Ah, c'è una mano alzata di Cinzia poi. Va bene, non la vedo, ma ok. Allora, decidete voi o tu o Cinzia. Cinzia, per me è lo stesso, come parla pure tu, Enzo. Va bene. D'accordo. Ma di fronte a questa vasta gamma di problematiche, riprenderei qualcosa che mi ha colpito ultimamente, che è un pochino al centro delle mie attenzioni e che è la reazione giovanile nei confronti di realtà che derivano dalla rete, e in particolar modo, ecco, i riferimenti ai filtri di bellezza, e in particolar modo ad alcuni di questi filtri. Il neonato con l'intelligenza artificiale generativa, che non fa più sbalzi enormi, quello di TikTok. Devo dire che io ho solo letto, non sono mai entrato sul social e non ho mai usato questo filtro, ma ho letto delle cose preoccupanti. Vale a dire che la reazione, il successo che è enorme che ha avuto, lo avevano già avuto gli altri filtri, ma questo ancora di più. E in particolar modo quello che determina sfiducia, paura di mostrarsi, ma di mostrarsi anche a se stesso. E quindi un senso di sfiducia, crollo di autostima e tutto quello che comporta, sino agli aspetti più drammatici. Un disancoraggio dalla realtà.
con una bellezza sognata, che poi non ha neanche un'immagine, a quanto mi pare di capire, ben definita. Non è un bello di me che io ho sposato, ma è il rifiuto di quello che io vedo di me stesso senza filtro, per non arrivare poi dopo a quelle manifestazioni di dismorfia a cui ha fatto accenno a lei, questa l'estrema, la dismorfofobia, che è poi dopo l'esito finale e sempre più drammatico, morale. Ecco, il quesito che io mi pongo e sul quale non sono in grado di dare una risposta, ma che è sempre più impellente e drammatico: quanto e come la rete e i social, attenti, non diamo solo la colpa ai social, ci sono una gamma di realtà che entrano in casa nostra grazie agli sviluppi ultimi della cosiddetta intelligenza artificiale. Sino a che punto si creano questi disagi giovanili ai quali i giovani non sono più in grado di rispondere, arrivano a forme, se non di automutilazione, comunque invasive, e quindi a un distacco sempre più marcato nei confronti di quello che potremmo noi definire un percorso individuale o una speranza individuale, tutta l'insegna di una fantomatica e per certi aspetti utopica, distopica bellezza che non trova, anzi trova sempre di meno configurazione. Ecco, non so se sono riuscito a spiegarmi. Problemi che, insomma, mi paiono abbastanza attuali e che mi pare che non abbiano ricevuto risposte. Io ho sentito una conferenza di un suo collega che diceva: non è un problema dei giovani, non è un problema dei social, ma è un problema degli adulti incapaci di far fronte a queste problematiche, intendendo per adulti la dimensione familiare, la dimensione scolare e tutta la realtà di adulti che osservano, che guardano questi giovani che si ritrovano sempre più privi di speranze in futuro. Beh, grazie, bellissimo intervento. E sono d'accordo che il problema non sono i giovani, non sono i social, il problema siamo noi adulti, che siamo l'ambiente intorno a cui vivono, crescono i ragazzi. E quando parliamo dei social ne parliamo spesso, me compreso, in termini critici e negativi, perché sono un amplificatore di disturbi sociali, no? Quindi amplificano dinamiche, problemi, difficoltà che c'erano anche prima, no? Ma il passaggio, per esempio, dal bullismo al cyberbullismo è un salto enorme dal punto di vista della gravità, no? Della persistenza di un danno, no? Della universalità, non è più l'amichetto sotto casa, in classe che mi prende in giro, ma diventa, ecco, tutto un contesto universale. E però amplifica, come dire, il vecchio bullismo, no? E il problema, certo, è vero, siamo adulti, siamo noi adulti che mi chiedo, no? Il ragazzino che torna a casa e con questo dolore nel cuore, no? Quanto si sente di poterne parlare in casa prima, no? Quanto tempo ha per parlarne in casa secondo, no? E che risposta riceve quando anche ne parla in casa. E poi gli adulti non sono solo la famiglia, perché una volta, ah, certo, c'era solo la famiglia, c'era,
c'erano i vicini di casa, c'erano, ecco. A me piace, come dire, parlare di comunità, no? Noi dovremmo rinforzare il tema della comunità, che vuol dire che se non ci arrivo io come genitore, no, ci può arrivare il papà, la mamma del compagnetto di classe di mio figlio, no? E ha il diritto e dovere di rimproverare mio figlio quando sbaglia. E io gli devo dare questa delega. Mentre spesso invece non ci si sente in diritto, no, di farlo, ma perché magari dall'altra parte ricevi anche o infatti gli affari tuoi, ecco. Quindi è importante il tema della comunità, cioè perché la famiglia da sempre, credo, non ce la fa da sola. Anche quando c'era più tempo a disposizione, no? Tanto erano famiglie più allargate, più numerose, eccetera, ma era inserito in una comunità. Rimane però un dato che apparentemente può sembrare molto al margine di tutto questo, ma che in realtà investe molto. La rete, i social, i nuovi media, lo dico all'italiano, nuovi? Hanno portato ad una estrema radicalizzazione, ad un atteggiamento da tifo calcistico. Sì, sì. Con me, col mio gruppo, contro di me, contro il mio gruppo. Nel vero, nel falso. Questo sta portando a delle conseguenze di ordine sociale e di adattamento molto, ma molto rilevanti, con dei riflessi della mia deformazione professionale di ordine politico. Io studio le idee politiche molto marcato, con dei cambiamenti molto, ma molto forti che non siamo sempre in grado di cogliere. Ecco. Sicuramente. C'era Cinzia, forse? Sì. No, io sono... Quello che mi ha colpito molto è quando all'inizio parlavi, hai usato un'espressione tecnica che adesso io non mi ricordo, comunque del fatto che, come dire, facciamo fatica a essere spontanei e quindi anche queste relazioni sono sempre mediate da contenuti, non da esperienze individuali e quindi rimaniamo un po' sempre sullo sfondo. E anche quando parlavi della psicoterapia come educazione alla tolleranza, alla fragilità, eccetera, sono le due cose che mi hanno colpito di più, nel senso che penso che siamo anche poco tolleranti nei confronti di noi stessi e anche questa abitudine adesso appunto di parlare sempre con videoconferenze, eccetera, appunto l'uso dei social, come dicevate, secondo me amplifica anche questa incapacità a tollerarci. Non so se mi sono spiegata. Cioè, io credo che appunto la bellezza si debba trovare nella spontaneità delle relazioni. E quindi, come dire, la psicoterapia è importante, ma dovremmo riuscire a riscoprire la bellezza delle relazioni spontanee. Ecco questo. Certo. Sì. Sì, sì, esatto. Non è che penso che solo la psicoterapia, no? La psicoterapia incomincia laddove il buon senso non riesce a proseguire, no? Si dice. Qualcuno ha detto, cioè la psicoterapia è in certi casi, ma dire, il cammino che è all'interno di un procedere di psicoterapia, quel cammino lì è presente nella vita, no? Attraverso delle relazioni autentiche e belle. Alla fine, quante sono le relazioni significative della nostra vita, le relazioni che in qualche modo sono state per noi significative, che ci hanno trasformato, che ci hanno protetto,
che ci hanno, no, sono poche, no? Sì. A parte quelle dei genitori, no? Ma sì, certo. Abbiamo di quelle, quando si incontrano le persone belle, autentiche, straordinarie, è sempre un tesoro, no? Grazie Marco. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Ho alzato un attimo la mano, ho visto che sì, Enzo, prego. Si parlava di queste cose, bisogna senz'altro far riferimento a quello che è il mondo anche degli adulti, perché se io prendo in mano un giornale oppure accendo la televisione e sento i politici parlare, ne deriva sempre che sono più gli insulti, cioè si parla più di quello che non va negli altri, di quello che si fa correttamente. Cioè, questo vale un po' dappertutto, cioè c'è un conflitto, mi sembra che ci sia un conflitto di base che viene anche amplificato proprio da qualsiasi tipo di media per fare notizie, per cui non ci, una volta non era, almeno mi sembrava ai miei tempi che non fosse così, ci fosse appunto un approccio alle relazioni un po' diverso. E anche perché c'è da tenere presente che comunque in questo momento, qualunque visto il mondo come sta andando avanti, qualunque cosa si affermi rimane diciamo senza punizione in qualche modo, perché non viene, cioè un eventuale dato comunque va sempre interpretato e lo vediamo. Quindi il dato che dovrebbe essere scientificamente la cosa più neutra, in realtà viene sempre interpretato e ragione di scontro. Sì. Marco, cosa ne pensi? Beh, non vorrei spostare adesso troppo sui media, no? Cioè, però è vero quello che dice. Sono cambiati, insomma, la modalità, no, nei dibattiti, mi viene adesso da pensare. Adesso, fortunatamente, da un po' che non ne vedo. Preferisco, ecco, proteggermi, no? Ecco. Perché il problema, no, che queste forme di insensibilità, no, quasi di, so neanche come chiamarle, no? Perché bruttezza è già darle un qualche tipo di valore, no? Cioè, questo spettacolo dei dibattiti alle volte eccita, no? Non interessa, non incuriosisce, ma eccita, perché il conflitto sul piano profondo ci eccita. E questo ci fa tenere alle volte incollati, no? Allora io personalmente mi proteggo da questa forma e vado ai contenuti, leggo poi il giorno dopo cosa si sono detti col mio pacato distacco sano e guardo i contenuti, no? Sì, l'unica cosa da fare è silenziare il volume e vedere solo l'aspetto visivo e allora lì ci si può anche divertire. No, è che purtroppo assistiamo molto spesso in questi che dovremmo chiamare dibattiti, ma molto spesso diventano dei turpiloqui e anch'io molto spesso mi dissocio e o chiudo l'audio o cambio canale. Vorrei tornare un attimo a quello che ha detto Enzo Tortello dei nostri tempi, perché Marco è molto più giovane di noi e io mi ricordo, cioè le relazioni significative sia con la mia maestra
dell'asilo, perché allora si chiamava asilo, sia con la mia maestra delle elementari. Soprattutto la maestra delle elementari con cui ci siamo frequentati e frequentate fino alla sua morte, purtroppo, è stato come, cioè, l'ha detto la mia maestra, cioè era il Vangelo, basta, nessuno poteva più intervenire perché da lì non mi schiodavo. E ricordo ancora oggi l'unica nota, perché ero un po' di scoletta e vabbè, l'unica nota che io ho preso dalla mia maestra, cioè io me la ricordo ancora. E i miei nonni, quando sono andata a casa, dice: ecco, hai preso la nota, me ne hanno date ancora di più, perché dice, se te le hanno date vuol dire che aveva ragione. Oggi assistiamo al fenomeno inverso, che se viene data, non dico una nota, ma un richiamo, i genitori vanno a scuola e picchiano i professori. Quindi, dove sta la bellezza in questo? C'è un processo energetico, punto di domanda, o è un processo involutivo? E qui andiamo da Persefone e andiamo negli inferi di dantesca memoria? Domanda, eh? Sì, il mio punto di vista è che le relazioni oggi, se vogliamo dargli così un'etichetta, no, sono molto sulla difensiva, no? E ci si difende, no, quindi le maestre, i professori si difendono da possibili denunce, no? I genitori difendono i figli dai voti negativi, no, dai compiti che devono fare in più e che li devono costringere a stare in casa la domenica, no, a recuperare, no? Quindi con danno della domenica, no, da parte delle famiglie. Ecco, le relazioni si difendono. È difficile oggi trovare qualcuno che si metta veramente in gioco, no, che rischi anche del suo. Anche io ricordo la mia maestra e ricordo che si andava anche a casa, a gruppetti, a casa della maestra. Ed è massimo dell'apertura all'intimità, no? Offrire il proprio spazio di dove si vive. E lo ricordo come una cosa molto tenera. Oggi per vari motivi, insomma, questo è molto più complicato, ecco. Almeno nelle città, nei paesi meno. Nelle grandi città, sì. C'è qualche altra mano alzata che non vedo? Tortello sta parlando. Cinzia? No, vedevo Tortello che Enzo che parlava, ma probabilmente... Parlavo, ma... Ah, ok. Sì, pensavo ero afono. Ah. No, perché, no, esatto, volevo dirti, attiva... No, ma me ne sono accorto, ti ho sentito. Vorrei sapere se è possibile spiegare in qualche modo semplice anche per persone come me, come in fondo siano cambiati per i giovani i modelli, no? Io quando ero a scuola, diciamo alle elementari, via dicendo, pensavo di cercare di arrivare a una posizione lavorativa di un certo tipo. Dicevo, vabbè, adesso dalle elementari tutti vogliono diventare o cantanti o calciatori, no? Diciamo tendenzialmente. E com'è avvenuta questa evoluzione? Così? Cioè, onestamente, calciatore, quando ero piccolo non ci pensavo nemmeno perché ero piuttosto scarsetto. Ma a un certo punto adesso ho i nipoti che sin dalle elementari
hanno questa idea, cioè cantare, cose di questo tipo. Cioè, come è successo? È successo che è cambiata, la società, no? E una volta il medico, la maestra, no? Nella comunità erano delle figure rispettate, no? Carismatiche, no? E socialmente carismatiche. Oggi le persone, diciamo, a cui si attribuisce un carisma, diciamo, non di per sé, no? No? Altro che cantanti, no? Sono i TikToker, no? Poco prima YouTuber. Quindi persone che hanno avuto anche un enorme successo, no? E in termini di fama e in termini economici. E se non c'è una mediazione da parte di un adulto, è chiaro che il ragazzo va verso un modello di riferimento che socialmente è vincente. Io penso che per questo no, non hanno colpa, no, da questo punto di vista, ragazzi. Cioè, sono cambiati i modelli di successo. Non è cambiato il processo per cui io voglio diventare quel tipo di persona. Se non c'è una mediazione dell'adulto, per cui, no, lo YouTuber, sì, dipende che cosa fai, no? Sono persone che utilizzano YouTube in maniera buona, bella, anche culturale, no? E ci sono altri che fanno cose meno interessanti. Quindi occorre la mediazione dell'adulto anche qua, che l'aiuti a guardare le cose in maniera critica, perché altrimenti vanno sulla sua dimensione, qui sì, estetica in un senso negativo, no? Di impatto, no? Di entusiasmo, di esaltazione. Se, no, possiamo, diciamo, etichettare la nostra società con una categoria, no? Quella è quella del narcisismo, no? Come hanno detto in molti già dagli anni 80. 90, quindi l'immagine, vabbè, insomma, credo che sia un segno dei tempi, ecco. Adesso non saprei formulare una cosa, un discorso più complesso in questo momento. Sì, un altro aspetto, adesso che mi viene in mente, potrebbe essere anche l'altra faccia della medaglia, che è il volontariato. Il volontariato, cioè la partecipazione di tantissimi giovani nel campo del volontariato. Io vedo soprattutto in protezione civile quanti giovani ci sono. Io ne vedo pochi. No, veramente... Io vado, diciamo, spesso a fare, almeno io parlo della provincia di Genova, dove adesso sono. Adesso per fare il volontario devi sostenere dei corsi obbligatori a livello regionale. E anche le persone che vengono, ad esempio, ai corsi di primo soccorso e che poi rimangono nell'ambito delle pubbliche assistenze, delle varie Croce Rosse, Bianche, Verdi, d'Oro, eccetera. E anche nei Vigili del Fuoco, cioè c'è tutta una percentuale di giovani molto motivati, però dietro hanno anche un discorso di formazione, perché se io non studio, se io non mi preparo, non posso fare volontariato. Quindi c'è anche questo doppio aspetto. Abbiamo sì cyberbullismo, abbiamo il bullismo a scuola, abbiamo dei modelli di successo davanti. Insomma, io sto seguendo un po' anche la trasmissione Amici di Maria De Filippi, dove vediamo proprio tutti questi ragazzini che 18, 19, 20 anni che aspirano al successo, ma è un successo effimero. Adesso abbiamo anche le opere d'arte effimere,
che sono quelle fatte con materiale ecologico, il bambù e la cartapesta. In questa settimana a Rapallo abbiamo il Festival dei Sentieri e abbiamo queste opere effimere, che è la salamandrina, che è una piccola salamandra rossa che si trova solo qua nel torrente Tuia, che è stata riprodotta, ma è un'opera effimera, ma fatta apposta per essere effimera. Allora, la bellezza, e qui ritorno a Marco, è proprio, secondo me, da ritrovare nella relazione. Sì. Prima all'inizio, e qui ti voglio riportare, è proprio al ruolo familiare e al ruolo soprattutto della funzione genitoriale, quindi non materna, paterna, ma proprio funzione genitoriale, che può essere anche surrogata dagli insegnanti, dagli zii, dai nonni, eccetera. E secondo me questo è il recupero dei nonni, che noi vediamo ad esempio nel volontario che va all'uscita della scuola a fare uscire i bambini, quello che fa il pedibus, cioè che anziché fare colonne di auto che portano i bimbi a scuola, li raccoglie, li porta a scuola. Cioè quello che ai miei tempi, ormai dell'altro secolo, faceva il buon vicino di casa, ci si trovava tutti in cortile alle 8, prendeva tutto il suo mucchietto dei bambini e ci portava a scuola. E io vedevo in questi giorni che cosa non è diventato, diventata la zona della stazione centrale. Io in quei giardini andavo a giocare, si andava a giocare da soli, perché tutti erano tranquilli. Adesso che cosa è diventato? Cioè, io sono nata in Vittor Pisani, sono andata a scuola alla Galvani quando il Pirellone non esisteva ancora. Ogni tanto torno nella mia scuola perché mi fa piacere respirare l'aria della mia scuola, ma adesso non hai più a momenti neanche la lavagna con i gessetti, perché hai la LIM. Io ho fatto questa esperienza quest'anno di andare nei licei a parlare di un progetto che è l'acqua è vita, e tutte le classi col computer, coi telefonini, il registro elettronico, cioè il mondo è cambiato, però i valori della bellezza tra etica ed estetica, e poi cioè, dove sono? E poi è proprio vero che la bellezza non ci salverà? Marco. Belle le cose che hai detto. E, sì, la bellezza, possiamo anche dirla così, proprio nella relazione con l'altro. E adesso sarebbero tante cose da dire, comunque è la relazione con l'altro poi che fa muovere le emozioni nell'altra persona. Io anche nel mio lavoro vedo, oltre agli adulti, anche tanti ragazzi. Poi sapete che lo dico spesso perché è una cosa che mi colpisce, no? Di quanto i problemi siano aumentati negli ultimi anni, insomma, dalla pandemia. E diciamo, i più colpiti, insomma, dall'isolamento sociale, dalle DAD, eccetera, sono i ragazzi. Quindi quello che leggete nelle varie statistiche, che alle volte sappiamo che ci sembrano che esagerino, ma in questo caso è proprio così, è proprio vero, anzi. Sono aumentati le condotte di autolesionismo tra i ragazzi, i disturbi alimentari e i pensieri suicidari, i tentativi anche di suicidio, o proprio le condotte suicidarie, le depressioni, insomma, questo è purtroppo un dato di fatto. E questo, tutto questo, in seguito, questo lo possiamo dire perché purtroppo è così, in seguito a la mancanza di relazione, perché coincide con quello che è accaduto,
con la mancanza di relazione fisica, corporea, ma quindi dove è andata la bellezza lì, no? Abbiamo bisogno di relazioni fisiche, emotive, corporee, eccetera. Poi sono d'accordo con quello che dice Luisa, cioè nei ragazzi, quelli che vedo, ma tantissimi hanno delle capacità, delle risorse straordinarie e meravigliose. Ma io dico, in una società dove purtroppo, no, viene premiato lo youtuber, il tiktoker, eccetera, no? Dove una persona, un ragazzo, 20 anni, 22, si può scordare di lavorare, ma anche dopo la laurea può fare molta fatica a dover fare due lavori insieme per riuscire un pochettino a mettere insieme uno stipendio in grado di renderlo autonomo, no? È chiaro che c'è un problema che non è solo individuale, ma è sociale ed è collettivo. Cioè, che messaggio diamo, no? Devo arrivarci come padre a quella fase, per ora è ancora piccolo. Mamma. Sì, però visto che hai citato tuo figlio, mi sono piaciute molto alcune delle risposte che tu hai dato e che hai scritto nel tuo libro, perché appunto la relazione genitori-figli, nonni-figli, ma anche a rovescio, cioè il rapporto del bambino che ha fiducia nell'adulto, perché se il ragazzo, il bambino, non ti vedono come figura emotivamente significativa, certo, non vengono a chiederti l'abbraccio, non vengono a piangere con te, non vengono a ridere con te. E quindi questo è un dato fondamentale. Sì, io nel libro ho scritto che il rapporto, in maniera provocatoria, volutamente provocatoria, ho detto che la relazione tra genitori e figli deve essere una relazione di amicizia. In un'epoca in cui stiamo dicendo, anche noi psicologi, l'esatto contrario, no? Guai a essere amici dei figli, no? Questa cosa io invece la ribalto e dico no, bisogna essere amici dei figli. Che non vuol dire togliersi la responsabilità, no? O smettere il ruolo, come dire, educativo, il ruolo dell'adulto, eccetera. Vuol dire giocare alla PlayStation insieme, no? E diventare infantili, no? Vuol dire mettersi in relazione aperta, anche di gioco, di messa in gioco e di cura. Come ci si prende cura tra amici, no, non vedo perché, no? Non vedo perché lo stesso modello di relazione non può esserci col figlio, no? Quindi conoscerlo, conoscere i suoi amici, farsi prendere in giro, giocare insieme, condividere delle cose, conoscere, imparare delle cose insieme, incominciare a imparare delle cose insieme, no? Non solo essere quello che istruisce, ma e farsele insegnare anche. Questa dimensione di reciprocità c'è la relazione. Poi siamo magari più esperti su certe cose, abbiamo capito più cose nella vita, abbiamo avuto più tempo per elaborarle, allora possiamo essere di aiuto. Qualche altra mano alzata? Enzo, volete chiudere? Un pensiero finale? Eco e utopico? Ecco, istituto? No, non è tanto utopico, almeno da quando sono entrato io, perché siamo diventati estremamente materialisti. Misuriamo, facciamo delle cose, però come al solito bisogna avere un passaggio dal pensiero alla prassi, pensiero, comunque la parte pratica e quella di pensiero si devono alternare, quindi siamo nella fase più pratica in questo momento. La Cinzia è una dottoressa che, diciamo, opera tra le infermiere, no? Direi, gestisce, quindi ha tutta una esperienza pratica, tant'è vero che l'altra volta l'ha fatto, cioè teoria, prassi, teoria, siamo più al momento nella prassi, teoria, prassi.
quindi è questo. Però chiaramente è stato molto interessante questo discorso, questo confronto, e speriamo che un altro anno si ripeta, ecco, oppure che addirittura ci possiamo vedere a Santa Margherita, non lo so. Sì, sì, senz'altro ci sarà. Sì? Benissimo, sì. Allora ci scambieremo altre opinioni. Assolutamente. Lasciamo la parola a Enzo the First. Enzo l'utopico. Allora, ma mi pare che un altro filo conduttore di questa serata sia emerso ed è molto grosso, ed è quello del bisogno delle certezze del nostro cosa tipica del nostro tempo. Ed è una dimensione drammatica, perché se riflettiamo bene, qui ricado nella mia dimensione di ricerca, la democrazia, la liberal democrazia è basata su dubbio e tolleranza, non su certezze acquisite che sono la negazione del dialogo. E allora ecco il sottofondo e il ribaltamento a quello che lei ha appena detto, e cioè una assenza di confronto, una diminuzione di dialogo, una socialità che viene sempre meno, ma che porta con sé dei corollari drammatici come questo bisogno di avere il nido certo, sicuro, pieno di verità e che mi danno ragione o fanno finta di darmi ragione. Io sono contento di accontentarmi. Sì. Grazie. Ottima, Marco, ecco, ottima chiosa. Ecco, sì, è molto mi sollecita tanto il discorso del dubbio, no? E perché oggi lo dovremmo coltivare veramente le domande, il dubbio, e siamo in un'epoca, all'inizio di un'epoca, dove le risposte ci vengono date anche dall'intelligenza artificiale, sono risposte che coprono qualunque dubbio. No, se noi chiedessimo all'intelligenza artificiale, in base a qualche autore, di farci una conferenza sulla bellezza, no, forse sarebbe più efficiente, efficace di quello che hai detto oggi. ma non avrebbe la relazione. ma non lascerebbe spazio per le emozioni, per le domande, per tutto ciò che è andato storto anche nelle nostre conversazioni, che creano quelle crepe da cui filtra la luce, diciamo così, ecco. Quindi dalle nostre, spesso, no, dai nostri errori, dalle nostre sbavature, dalle nostre le bruttezze, no, che scaturisce l'autenticità di qualcosa di bello, no? Esatto. La frase straordinaria dell'Anna Magnani, no? Non toglietemi le mie rughe, che ciascuna ci ho messo degli anni, no, a formarle. Perché le imperfezioni del viso sono ciò che di più bello e più individuale c'è in noi. No, altro che la versione migliore di noi attraverso l'app che ci migliora quel tantino per renderci più belli, no? Ma lasciami quelle imperfezioni, lasciami quelle, perché ecco, lì c'è veramente il mio carattere. Diceva Hillman in un libro, La forza del carattere. Diceva più o meno quello che diceva la Magnani in una battuta. Cioè, le rughe del volto nella vecchiaia, la chiama così volutamente, no? Non terza età, vecchiaia, in senso affettivo, le rughe del volto esprimono il nostro carattere, che si esplicita, si evidenzia, si rende visibile nell'età matura, attraverso
il volto, ciò che è più che si mostra. No, quindi coltiviamo le imperfezioni, ecco. Bene, allora grazie Marco. Come al solito sei stato promotore e foriero di tanti spunti di dialogo e le rughe non sono solo sul volto, ma anche sulla corteccia degli alberi e dentro gli alberi. C'è stato un percorso sensoriale di ragazzi ciechi, ipovedenti e normali, che però sono stati bendati dentro al campo da golf di Rapallo, proprio nella prima giornata del Festival dei Sentieri. Ed è stato, ne hanno parlato anche al TG regionale, perché è stata veramente un'esperienza relazionale fortissima, sia a livello umano, sia a livello della natura, e soprattutto la comunicazione corporea, proprio sensoriale, perché quando tu non hai più la vista, acuisci tutti gli altri sensi e impari da chi purtroppo è cieco, non vedente, perché se io mi chiudo gli occhi sono non vedente. L'altro è proprio cieco e ci hanno insegnato veramente tantissimo. Proprio il recupero di quello che è la relazione sia con l'umano, sia con l'animale, di cui oggi non abbiamo parlato, ma anche e soprattutto con l'ambiente, con l'ecosistema, perché noi ne facciamo parte e purtroppo quando la natura si rivolta, ne abbiamo un esempio in questi giorni purtroppo a Faenza e Emilia Romagna eccetera, i danni, cioè tutto quello che è stato, i ricordi familiari, scolastici, travolto dalla piena di un'onda che poteva essere in qualche modo prevedibile, che però non è stata abbastanza la saggezza, diciamo, no? La bellezza del territorio poi emerge, ma in maniera drammatica, perché i fiumi si riprendono il loro alveo, prima o poi. Io vi ringrazio di cuore per la vostra presenza e ci vedremo ancora per qualche incontro pre-festival, ma poi tutti a Santa Margherita a fine agosto. E se qualcuno vuole anche passare a Rapallo alle feste di luglio, sarà ben accetto. Grazie a tutti.